Bentornati amici di YouTube in questo nuovissimo video. Io come sempre sono Lunarx100 e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso episodio abbiamo catturato Cresselia e Rotom e oggi continueremo con la cattura dei Pokémon leggendari. Il prossimo Pokémon leggendario dovrebbe essere Giratina. Ci troviamo esattamente al percorso 214, faccio vedere sulla mappa, sopra la riva del Lago Valore, perché se vi ricordate qui a destra avevamo la strada sbarrata. Adesso non ci dovrebbe essere più nessuno, ecco appunto, e siamo, e siamo così entrati nel sentiero fonte. Da notare che parte la canzone dell'antico chateau, strano, anche perché poi è giorno, non che c'entri qualcosa, però, allora, qui abbiamo Scalaroccia, intanto su Joyton magari, perfetto, allora, questo metodo per catturare Giratina mi ha sempre intrigato abbastanza. Facciamo una strada un po' più lunga, va? Mi ha sempre intrigato perché è diverso. Di solito se non si cattura nel mondo distorto bisogna venire qua. E questo sembra proprio un lago. Magari un tempo era un lago, chi lo sa. È ancora un lago, oddio non si vede niente. E adesso sembra prosciugato. Intanto, vabbè, come non detto... Vediamo se riusciamo a rimettere... Ce la faccio? Non ce la faccio. I passi. Ok. 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 Perfetto. Scacciabruma. Avanti, Staraptor, vieni. Allora, cosa bisogna fare? Passa tre pilastri alla soglia del sonno, prima di superare 30. Allora, bisogna attraversare 30 stanze... Ok? E in queste 30 stanze bisogna trovare tre pilastri. Bisogna trovare tre pilastri, altrimenti bisogna ricominciare tutto da capo. Bisogna uscire e rifare tutto da capo. Allora, io non è che seguo una certa logica. Magari proverò ad andare tutto a sinistra, perché essendo mancino, magari mi porta bene. Io non sono molto fortunato, devo dire la verità. Va a finire che non trovo nulla. Oppure magari li trovo subito, chi lo sa. Ma ne dubito, vediamo un po'. Io continuo ad andare a sinistra, al massimo cambiamo un poco direzione. Comunque dicevo, questo modo mi ha sempre intrigato perché è diverso. Qua già abbiamo trovato il primo pilastro. 1-4, abbiamo trovato il primo in 4 stanze. Ci ha portato bene, ok. Come vedete non è per niente complicato. Bisogna semplicemente andare a caso, e questo è il segreto. Vediamo se riusciamo a evitare di usare spaccaroccia. Ok, perfetto. Altrimenti si perde solo tempo con l'animazione e onestamente mi scoccio pure io. Non è che se utilizzate lo stesso metodo... doppio pilastro. 2 in 7 stanze addirittura. Non è che se utilizzate il mio metodo lo trovate prima, semplicemente... Non ci credo, uno dietro l'altro. 3-8. Wow. Allora, ripeto, non è che se utilizzate la mia tattica adesso lo trovate prima. Le stanze sono generate in modo random. Adesso entriamo in una stanza qualsiasi ed eccolo qui. Salvataggio rapido perché non fa niente, non dovrebbe crashare niente. E primo Pokémon, Luxray. Perfetto. È apparso Giratina, mamma mia, ma che bello che è Giratina. Mamma mia che bello che è Giratina. Ma spettacolare. Pressione ovviamente. Ci fa utilizzare i PP, si consuma nel doppio. Allora subito tu un'onda. E siamo più veloci, ottimo. Vai, paralizziamolo immediata subito. Allora, essendo un tipo drago spettro, non dovremmo levargli troppo. Meglio così. Ma al comune abbiamo gli stessi. No, si è fatto male da solo. Ok, meglio così. Allora, fulmine quanto leva? Thunder. Boom. Non gli leviamo nulla. Per me, onestamente, è ottima questa cosa. Usa forza sfera. Non ci leva tantissimo, ok. Mi preoccupa solo Malcomune, quindi dobbiamo fare attenzione. Ancora con Thunder. Avrei potuto utilizzare una Velox Ball, però... paralizzato. Non mi andava. Allora. Adesso spammerò fulmine finché non arriva a poca vita. Ovviamente sperando... Aia, sperando di non crittare. Dai, artigli. Ecco, questo ha fatto parecchio male. Scintille... No, continuo ad utilizzare fulmine.
Vai. Potrei utilizzare questo Mamoswine con geloscheggia, ma io ho paura. Ecco, manco uno. Non abbiamo fatto. Non ci siamo fatti danni? Meglio così. Si vede che abbiamo PS simili. Adesso Thunder. Ok, vita rossa. Oscuro tuffo, aia. Ok. Oscuro tuffo infrange anche protezione e barriera individua, quindi facciamo attenzione. Sprechiamo un turno, lui evita l'attacco, adesso ci fa male. Addio. Addio Luxray. Addio Luxray. Si sapeva. Ci sta, eh. È un giratina, cavolo. Allora, mandiamo in Pollen. Vediamo che succede. Adesso incomincio a spammare Pokéball, ovviamente. Allora, non la Ultra Ball. Proviamo con la Chic Ball. Proviamo la pazzia con la Chic Ball, vai. Sono pazzo. Vabbè, sono riuscito a catturare Vesprit con una Cura Ball. Perché non Giratina con una... Ah, ok. Con una Chic Ball. No, oscuro tuffo. Sapete una cosa? Potrei utilizzare uno strumento per potenziare la difesa di Empoleon. Ce li ho gli strumenti? No, non ce li ho. Li ho venduti tutti. Rip. E allora facciamo che butto una Pokéball così senza niente. Non posso. E allora sprechiamo un turno e... devo per forza buttarlo così. Oscuro tuffo. Aglio. Quanto mi levi? Mamma mia. Potresti non farmi tutti questi danni? Vai, andiamo di dove sta? Dove sta? Dove sta? Eccola qua, la Scuro Ball. Dovrebbe essere, diciamo, quella iconica per catturare Giratina. Perfetto, e lui non si vuole far catturare. Non è del mio stesso pensiero. Però è paralizzato. Ottimo così. Continuiamo a spammare. Questo video sarà solo spam di Scuro Ball e Ultra Ball, praticamente. Ottimo. Mi scuso per... Il tono di voce è un po' più, diciamo, basso, ma ho il mal di gola, quindi abbiate un po' di pazienza. Uno, due, niente. Nessun problema, Giratina, tutto il giorno. Vabbè. Stavo scherzando, ovviamente, Giratina, non prendere le cose sul serio. E buttiamo una pozione così, giusto per sprecare il turno. Dai, che lo regge, un altro scuro tuffo. Dai, dai, dai. E se non sbaglio sul Pokémon Battle Revolution si chiama Oscurtuffo, non vorrei sbagliarmi. Mamma mia, quanti danni. A livello pure abbastanza alto. Quindi fate attenzione, se volete catturarlo, livellate forse un po' di più i Pokémon, altrimenti ve li distrugge. 3. Oh, perfetto. È stato abbastanza semplice. Semplicissimo. Bene così. Ottimo, salgono pure di livello. Oh, bene così. Perfetto. Si dice che vive in un mondo sul lato opposto al nostro. Appare in antichi cimiteri. Ma immaginate uno che va in un cimitero e si trova Giratina davanti. Questo è il luogo in cui si sovrappongono due mondi. Quello dove riluce la vita e quello dove la vita è svanita. Mamma mia. Adesso, prendendo una stanza a caso, dovremmo ritornare, esatto, proprio qui. Vedete, è molto tetro come posto. E siamo fuori. Siamo di nuovo alla fonte, la fonte saluto, come vedete. Adesso utilizzo scala roccia per ritornare qui. E siamo di nuovo qui. Allora, siccome è andata più veloce, è stato molto più rapido di quel che pensassi, allora direi di... catturare anche Heatran, perché no? Così diamo anche uno sguardo al Monte Ostile che non siamo riusciti a dare la scorsa volta. Allora, qui abbiamo Barry all'area lotta, vediamo. Ehi, Lunarix, non sei l'unico che sta diventando più forte, sai? Adesso te lo proverò, preparati a lottare. Lotta con Barry, così a caso? Ma sapete che ci può stare? Ma sì, alterniamo una cattura di leggendario con una lotta con Barry, dai. Manda in campo Staraptor e manco a farlo apposta abbiamo come primo Luxray. Non era per niente prevista questa cosa, avevo completamente dimenticato che, vabbè, che ci fosse una lotta con Barry, però va bene. Ce la mettiamo, perché no. Fulmine, lui è più veloce, usa Zuffa.
mi butta giù. Non mi leva niente. Mamma mia, la nostra Luxury è un carro armato. Perfetto, con le difese giù dovresti andare giù. Ma vabbè, ma è il 58. Che c'ha il fuoco al nastro. Sì, c'è il fuoco al nastro. Vabbè, nessun problema. Scintilla, magari capita artigli, niente. E lui giustamente riutilizza Giuffa. Utilizza Giuffa. Potresti andare giù per piacere? Grazie, gentilissimo. Boh. Barry, perché continui a sfidarmi? Nonostante tu sappia di perdere sempre. Nonostante hai anche incontrato tuo padre. Che... vabbè, lasciamo stare. Torterra. Ma sì. Va bene così, dai. Allora, Torterra potrebbe one-shottarci, questo sì. Anzi, ci shotterà. A meno che Houndoom non mi sorprenda. Vediamo un poco. Lancia fiamme e siamo più veloci, ovviamente. Vediamo. Quanto ti levo? Ah, scottato. Sì. E adesso usa pure terremoto, c'è l'attacco dimezzato. Godo in maniera abbastanza elevata. Una quantità... vai, sì, guarda, usa gli avanzi, nessun problema. Oh, mamma mia, com'è forte Houndoom. Adesso utilizziamo nitrocarica, così... attenzione, no, c'è il predict. Chi manda in campo? Rapidash, ok, va bene. C'ha fuoco ardore, quindi si aumenta... no, ok, non si aumenta niente. Empoleon. Attenzione, perché adesso Barry fa anche le prediction. Usa Mega Corno ed evita la mossa un po', vabbè. Che lo sto abbia fatto. Surf dovreste. No, è più veloce. Ruota fuoco. Quanto levi con ruota fuoco? Non troppo. Surf e lo butta giù per forza. Non ci affoca il nastro, vero? Allora, so che c'è anche una lotta con Lucinda, però c'è soltanto un giorno della settimana, quindi al massimo ve la porterò magari nei prossimi giorni. Ok, Houndoom al 70. Heracross, bello, tipo lotta coleottero, quindi mettiamo, ma sì, Angelo. Alla Lega abbiamo già lottato contro un Heracross e se l'è vista molto bene Angelo, quindi vai. Se l'è vista bene Angelo? Oh, non mi ricordo, pare di sì. Aereo assalto, è il più veloce, usa danza spada, aia, vedi di buttarlo giù perché altrimenti siamo nella cattina. Almeno questo scontro fa un po' di minutaggio, dai. Aereo assalto. Boom. Perfetto. Crit? No, niente crit. È andato giù diretto. Complimenti. 75? 75. Ottimo. Nero Pulsar. A livello 70 impara Nero Pulsar, tra l'altro. Ma sì. Nero Pulsar voglio farlo, anche se forse non è il top, voglio fargli imparare Nero Pulsar. Anche se è fisico. Floatzel, di nuovo Luxury. Dai, un po' più veloci in questi movimenti, dai, forza, su. Comunque adesso la nostra Luxury con il cerotto abilità potrei fargli cambiare l'abilità e dargli una molto migliore, quindi ottimo. Lui sicuramente è più veloce. Ecco appunto, usa cascata, quanto mi leva? Ok, non andiamo giù. E tu ovviamente lo distruggerai, vero? Thunder. Ovvio. Ciao Flotzel, è stato un piacere. Ha crittato pure. Un po' ingrassato, cioè Flotzel è l'evoluzione un po' più ingrassata di Weasel. È un po' triste questa cosa. Torterra, Arieccolo. Arieccolo è il nostro Torterra. E beh, mandiamo di nuovo Houndoom. Attenzione, perché ce la siamo viste con tre Pokémon. Abbiamo battuto il suo team senza alcun tipo di problema. Dai, su via. Posso utilizzare... no, si è spento il gioco. Ok, no, scherzavo. Nitro carica. Perfetto, addio. Boom. E va giù. È stato un piacere, ci boostiamo la velocità. E addio Torterra. Quanti Pokémon è finito? Dai. No, Snorlax. Vabbè, ma dillo prima.
Adesso se la vede Galletto con Zuffa dovrebbe buttarlo giù. Siamo sicuramente più veloci, a meno che lui non abbia un rapido artigli. Galletto, dai. Metti fine a questo scontro. Dai, su via. Addio. Perfetto. Ciao. Boh. È proprio un punching ball, avete visto che perfezione i colpi lì al centro. Ciao Barry, è stato un piacere. Ciao Snorlax. Un po' l'hanno al 77, ma che velocità lì. Perfetto, ben ribattuto. Ma che succede? Mi stai forse dicendo che ho perso di nuovo? Sì. Hai perso di nuovo. Oh, ma sì, va bene così. Rex, più diventi forte e più diventiamo forti anche noi. Il potenziale dei Pokémon non ha limiti, ricordati le mie parole. Va bene, ok. Mi curo un secondo e andiamo ad attivare l'evento di Heatran. Allora, ragazzi, bisogna semplicemente arrivare all'area provviste e bisogna andare in questa casetta, cioè che è la casa del nonno di come si chiama questo, vabbè. Dici che hanno trovato la maga pietra, vero? Dunque la leggenda era corretta, se così il Pokémon del vulcano potrebbe risvegliarsi e provocare un'eruzione. Ah, salve, Cicco, mio Dio, Cicco, ecco. Ok, rimetterò a posto la magma pietra. Stando a quello che dice il nonnetto, la magma pietra teneva sotto controllo il Pokémon del vulcano. Tranquillo, tranquillo, posso rimetterla a posto da solo. Certo. Vabbè, ci vediamo davanti all'entrata del Monte Ostile. Perfetto, eccoci qui. Allora, prima di andare da Heatran vorrei un po' esplorare quelle zone dove non abbiamo potuto utilizzare la mossa scala roccia, magari evitando qualche allentamento. Ok, perfetto, si può utilizzare la bici. Visto che comunque adesso si può utilizzare scala roccia, possiamo anche tagliare più facilmente, penso. Allora, qui a destra intanto possiamo già prendere uno strumento, come vedete, subito scala roccia. Ok, perfetto, pensavo che l'animazione non dovesse partire, meglio così. E la madonna com'è lunga sta strada. Ok, cos'è? Niente, ok, un Elisir Max, vabbè. Non lo utilizzerò mai, però ok, a chi potesse servire. Qui c'è un Elisir Max. Allora, qui invece c'erano i domadraghi, va bene. Allora, qui dovremmo avere un altro strumento, vediamo un po'. Sì, voglio utilizzare sempre scalo. Questo maledetto Joy-Con, devo sempre dovermene comprare, però non li compro mai. Una pepita, questa si può vendere per fare un po' di soldi. Ma alla fine tipo la cosa più importante è vampata, già l'abbiamo presa e ne ho tipo 4 di vampate, quindi le vampate di calore. Allora, a questo punto direi di andare direttamente da Heatran, che dite? Direi proprio di sì, a meno che questi qua non li abbiamo già affrontati. Dovremmo averli già affrontati? Penso di sì. E invece no. Va bene, taglio un attimo. Ok, è durato più di quel che pensassi. Allora, è questa l'entrata? Perfetto. Ah, adesso con scala roccia è molto più semplice. Oh, così subito? Pensavo ci fosse Kiko. Va bene. Salvatina veloce veloce. Oddio, non vorrei che sembrasse un'altra parola. Ok. Prego. È apparso Heatran. Ottimo. Allora, acciaio fuoco mi pare. Sì, dovrebbe essere acciaio fuoco. Dovrebbe avere tipo un attacco che fa femmina. Già, se non sbaglio. Rapido artigli, ottimo. Ah, giusto, me l'ho dimenticato. Se non mi sbaglio, Heatran può essere sia maschio che femmina. Non vorrei sbagliarmi. Dovrebbe essere l'unico Pokémon leggendario ad essere sia maschio che femmina. Sì, dovrebbe essere così. Lui sa pietra d'aglio e vabbè. Ok, pensavo ci one shotasse. Meglio così. Quanto leviamo con fulmine? Thunder? Geoforza, oh mio Dio. Allora, che cosa mi debuff? La difesa speciale, va bene. Allora, una cosa che mi sono sempre chiesto è perché non ci sono le Pokéball di tipo fuoco. Allora, scintilla e non lo butta giù, ottimo. Heatran paralizza, perfetto. Scuro Ball, visto che ci troviamo comunque in una grotta, vai. Ora ci ho fatto caso, nella cattura di Giratina c'era questo come sfondo. Perché c'era questo come sfondo? C'era lo sfondo delle miniere, non aveva molto senso. Avrebbero potuto utilizzare anche uno degli sfondi magari
creati da loro apposta. Vabbè. Una piccola accortezza. Però effettivamente non ha molto senso mettere gratina in una miniera così a caso. Vabbè. Onda calda. Aia, questa fa male. Vabbè. Comunque va giù. Non si preoccupi, Luxray. Ha fatto del suo meglio. Ovviamente voglio mandare un altro Pokémon e mandiamo Houndoom, che dovrebbe reggere, forse, spero. Dai, reggi Houndoom, ti vogliamo bene qui. Ho riguadagnato la tua amicizia. Per farmare comunque i frammenti insoliti ci sto mettendo una vita perché non riesco a trovarne. Ovviamente sto parlando per i Pokémon leggendari del Pokémon del parco Rosa Rugosa. Non riesco per niente a trovare i frammenti insoliti, ne trovo pochissimi. È abbastanza difficile. Lui sa pietra taglio, ma Houndoom evita la mossa. Ottimo. Non gli piace la scuro ball? Proviamo con una Premier Ball. Premier Ball. Dai, dai, dai. Ti piace questa? No, non gli piace. Non gli piace. Onda calda ed evita la mossa. Sta evitando tutte le mosse, grande Houndoom. Ti piace di più una Chic Ball che è di colori simili ai tuoi, dai. Ti piace questa, dici la verità. Uno, due, tre, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, ma serio? Abbiamo catturato Heatran con una Chic Ball. È normale, no? Vive nelle cavità dei vulcani, affonda nella roccia i suoi artigli disposti a croce per scalare pareti e arrampicarsi sui soffitti. Non ci voglio credere. Abbiamo catturato Heatran con una Chic Ball. Mesprit con una Kuroball e Heatran con una Chic Ball. Ok. Ragazzi, direi che questo episodio può finire qui. Nel prossimo episodio ci saranno ovviamente altre catture, non vi spoilerò niente. Quindi ci rivediamo al prossimo episodio. A presto!